Atletico Raffa, salvezza ottenuta, vincete questi playout 8-3. Vincere e convincere una parola una volta. 8-3 sotto il segno di Ambrosio, 5 gol ho già fatto. Però diciamo. Però diciamo in questi playout ti sei fatto sentire lo stesso. Sì. Oggi mancava Caruso, però non si è fatta sentire la sua assenza. Ciao David. Ciao Davide. Mica è morto per cosa. Allora ricontato nella classifica 5 più diciamo 24. Ti piacerebbe, Comunque, ora che avete ottenuto questa salvezza, dovete diciamo ricostruire la squadra per puntare più in alto il prossimo anno, no? Certo. Avete già qualche già ci state lavorando, avete già qualche nome? No. Niente. Oggi comunque c'è stato parecchio caldo in campo, però Simone. Però diciamo Ambrosio ha sentito di meno il caldo. Giusto. Tra l'altro segnando un gol di faccia, credo. Bellissimo, proprio quello della sua respinta del portiere. E sottolineo il 3 su 3 nelle punizioni. È vero, 3 gol su punizione. Ma cosa vuoi? Lì tu su Manciocchi. Ragazzi, non pigli le palle. Fammi tirare a me, socio. Comunque, terminato il campionato, adesso siete in vacanza. Minchia, ci sono gli esami. Vabbè, ma io ti parlo di Interschool, che mi frega a me degli esami. Allora, siete soddisfatti di questo campionato concluso? Beh, a parte diciamo quei playoff mancati a causa della sconfitta con gli Esperini. Ah, eccoli. Loro sono contenti di aver vinto il loro playoff e sono in Serie B. Ma ci vanno questa volta in Serie B, ci vanno. Voi rimanete in Serie C. I capelli di Olo sbaglio. Che schifo. Non si può vedere, che schifo. E niente, allora mi raccomando il prossimo anno, perché dopo questi playout bisogna puntare in alto, no? Soddisfatti delle candidature personali? No, io non so neanche chi è stato candidato. Cioè, insomma, mi sono penso che quello che possa parlare sia solo Surak. È Caruso che purtroppo è assente. Io dico solo che è uno scandalo. Mi volete male. Quattro ammonizioni. Vabbè, si sa come vanno a finire queste cose. Sono i candidati, l'anno prossimo in col pallone. Vabbè, con questa bomba, ragazzi, io vi saluto. Ci vediamo magari alla premiazione. Come l'anno scorso, ci volete dare ancora il premio? Proprio per quello l'anno scorso. Lo prendo io quest'anno il premio. Sì, come no? Va bene, arrivederci, ragazzi. Ci vediamo a settembre. Ciao.